non ci saranno comizi o proposte da parte di Otello 5 Stelle, sarete voi a dover proporre le vostre idee che verranno poi inserite in questo foglio Excel. Però non voglio rubare il mestiere al nostro Max e quindi adesso vado alla telecamera e cedo la parola a Max. Grazie, faccio una sintesi di quello che succederà. Allora, la democrazia diretta vuol dire che non è che si fa il referendum e si dice sì, no, e questa è la democrazia diretta. No, non funziona così. La democrazia diretta è che anche la tematica che deve essere votata sì, no, viene scelta dal popolo. Non è che, tu dici c'è un referendum, vabbè, voto sì, no, ma chi l'ha proposto? Come è stata fatta la proposta? Perché votiamo quella proposta? Noi per esempio stasera faremo delle proposte, le migliori tre magari potrebbero andare al ballottaggio per una seconda serata. E allora a quel punto, nella seconda serata, potremmo dire queste tre proposte possono essere messe ai voti, ma la scelta di queste tre proposte è stata fatta in democrazia diretta. Quindi anche il titolo che si vota deve nascere dalla democrazia diretta. Allora, la serata si svolge che voi, chiunque vuole, farà 10 proposte di ordine locale, provinciale, regionale, nazionale, mondiale, quello che volete. Qualsiasi cosa vi sta a cuore. Penso che tutti avete un cuore, tutti avete un argomento che vi sta a cuore e che volete sviscerare, che volete porre l'attenzione dei vostri concittadini, dato che viviamo in città, se fossimo un ecovillaggio, con villaggini, non so come potremmo chiamarli, dato che purtroppo siamo abituati solo alle città. E il proponente ha 3 minuti, tassativi, poi c'è un gong che non è molto acustico, però deve essere tassativo, se no non funziona l'esperimento, dobbiamo avere tempi contingentati affinché per il rispetto che tutti parlino, non si può sforare, se uno sfora deve mettersi la mano sul cuore e passare il microfono. Quindi la proposta è 3 minuti, chiunque di voi, che ne so, io qua ci sono 10 proposte esemplificative, non so, proposta per aumentare la pista ciclabile. Il proponente ha 3 minuti per dire le sue motivazioni, perché questa proposta dovrebbe essere sottoposta a tutti e dovrebbe essere quella vincente, o una delle, diciamo, più importanti. Dopodiché avremo 4 interventi del pubblico, di 2 minuti l'uno. Gli interventi consistono che uno può dirsi d'accordo, può dirsi in disaccordo, può dirsi neutro e avere delle domande al proponente. Dopo i 4 interventi il proponente ha un ultimo chiude, con ultimi 2 minuti suoi per rispondere ai presenti, alle domande o a chi gli va contro. È abbastanza semplice il meccanismo, no? Qualcuno ha dei dubbi? Ecco, questo esperimento abito anche alla sintesi, dato che viviamo in un mondo logorroico, prolisso, lo vediamo in Parlamento, no? Per una legge che dice 3 cose deve avere 8 miliardi di parole, gli avvocati, i magistrati per dire 3 cose devono fare un papiro, e questa è, patologico, è patologia. La chiarezza, la sintesi è invece lucidità. Siccome qua siamo in ambito politico, più si è sintetici, più si è efficaci e più si ha la possibilità di veicolare quell'idea. Più l'idea è logorroica, più un libro è grande, più un oratore è prolisso e meno verrà ascoltato, e meno quel libro verrà letto. Solamente un cultore della materia può ascoltare un oratore prolisso o leggere un libro grande. I libri devono essere piccoli e gli oratori devono essere sintetici, se vogliono veicolare la loro idea. Se invece vogliono solo veicolare il loro ego o vogliono solo parlare con i cultori della materia, allora è un'altra cosa. Ma io non penso che qua siamo per parlare con i cultori della materia, qua tutti devono capire, anche perché parliamo della vita umana, non stiamo parlando del Monopoli. Cioè, qualsiasi decisione viene decisa a livello locale o mondiale è afferente alla vita umana, quindi tutti devono capire, almeno le tematiche principali. E non è vero che il popolo non capisce, perché è dimostrato, laddove la democrazia diretta
è più, diciamo, ha una percentuale più alta di applicazione, che vengono prese decisioni più intelligenti, decisioni più importanti. Laddove la democrazia diretta ha percentuali più basse e vengono prese decisioni le più confuse possibili. Comunque sappiamo che in Svizzera prendono decisioni da 200 anni in democrazia diretta, sia a livello del comune microscopico, sia a livello nazionale, che comunque, per quanto piccola, equivale alla Lombardia, alla Svizzera. A Porto Alegre è 30 anni da quando è venuta la dittatura che usano il bilancio partecipativo, e Porto Alegre fa 1,5 milioni di abitanti, non è cani cattivi, perché molti vengono a dire sì, la democrazia diretta è una cosa carina, bella, simpatica, pure etica, però bisogna farla in piccolo. Porto Alegre 1,5 milioni di abitanti, insomma, come Milano. Quindi se si può fare a Porto Alegre, non vedo perché non si possa fare qua, a Pioltello, a Roma, dappertutto. Perché poi la cosa più importante del bilancio partecipativo è che dovrebbe essere anche nazionale. Cioè, cos'è il bilancio partecipativo? E poi chiudo e partiamo con l'esperimento. Bilancio partecipativo è quando, pagati gli stipendi del comune, pagati gli stipendi, pagati dei fornitori, quello che avanza, che ahimè in questo periodo storico è ben poco, quello che avanza dovrebbe essere deciso dalla comunità. Ciò, ipotesi, avanzano, non so, 100.000 euro, 50.000 euro. Poi la popolazione, attraverso un procedimento di 6 mesi, dovrà arrivare a avere 3-4 proposte che verranno votate, e si fa il campo di calcio nuovo, si rifanno le fognature. A Porto Alegre si sono rifatte le fognature con il bilancio partecipativo, perché l'amministratore comunale non le faceva. Questo era solo per spiegare il più importante degli strumenti della democrazia diretta, del bilancio partecipativo. Io direi di partire con l'esperimento. Io mi auguro che arriviamo facilmente alle 10 proposte e non siate timidi. Quindi, chi è che vuol fare la prima proposta, che sia locale, nazionale, mondiale? Chi è che ha argomenti che ti stanno a cuore? Vai. Adesso devi dire solo il titolo, perché adesso Giorgio metterà i 10 titoli. Il titolo deve essere sintetico, cerchiamo di farlo. Cioè, tu di cosa vuoi dire, poi sintetizziamo. Ciao, sono Giovanni. Allora, è già indicata una delle mie proposte. È rifiuti zero. Ok, quindi come titolo va bene? Sì, va benissimo, proposta di rifiuti zero. Lo puoi portare in alto? Sei, lo porti a 1? Possibile? No. No. Va bene, allora cancella quelle sopra, perché sennò ci confondiamo. Ah, aspetta, inserisci. Vai sulla 1 e scrivilo. Vai sulla 1 e scrivilo, sennò perdiamo troppo tempo. Vabbè, una colonna nuova, la inserisci. O se no fa una cosa nuova. Ok. Ah, ok, dai. Seconda proposta? Seconda proposta di... No, no, è una testa. Una testa. Vabbè, se ne ha due, fagliene fare due. Vabbè, vediamo se riusciamo a arrivare a 10 diverse, se no poi... Ciao, ciao, mi chiamo Giovanni. E io proporrei risparmio energetico e energie rinnovabili. Ah, scusa, devi mettere anche il nome. Dovresti fare la colonna con il nome. Vabbè, se no dopo. Vabbè, se no dai. Vicino a rifiuti zero, vabbè, metti chi l'ha fatta si ricorda di averla fatta. Colonna 5, colonna 5. Infatti, Giovanni. Dai, copia e incolla, tanto Giovanni. Qual è l'altra? La 2, com'era la proposta? No, non è decrescente, no, risparmio energetico e energie rinnovabili. No, non è solo 11, fai solo 2, cancelli e scrivi la sintesi. Sì, perché se non scrivi, tu la piangi. Risparmio energetico. E qua il nome? Com'è Giovanni? No, com'è che si chiama? Giovanni anche lui. A tutti Giovanni. Vai, vai. C'è qualche altro Giovanni? C'è un altro Giovanni? Chiamo Giovanni 2. C'è una proposta da... Vai, passate uno di voi. Sono Alessandro e vorrei fare una proposta sulla concessione di spazi per lo sviluppo di comitati sociali, culturali e politici. Ok, proposta, spazi... non basta la riga, la sintesi.
proposta spazi sociali, socioculturali, socioculturali, centro sociale. Il nome? Alessandro. Non male, no? Non più. C'è una proposta lavoro. Quarta proposta, chi la fa? Allora, io piuttosto che il reddito garantito di cittadinanza proporrei lavoro a tutti, cioè piena occupazione. Piena occupazione. Grande, così si fa. Una proposta. Siamo alla quinta adesso. Scusa, Jerry? Ciao, sono Angelo, volevo far... fare una proposta che non è nell'elenco però. No, io volevo fare una proposta per votare le persone, i pubblici sportelli, ad esempio le poste, dargli un voto al servizio che ci danno. Ma tipo come lo sceriffo in America che viene votato il giudice. No, io quando ho finito la transazione lo voto. Valutazione del servizio che mi hanno fornito, il servizio pubblico, una posta. Personale pubblico? Feedback. Esiste come feedback. Pubblico? Sì, io vado in posta, si mettono 8 minuti a darmi una raccomandata, 7 minuti hanno parlato tra di loro, io ho finito, li voto, capito? A fine anno si contano i voti, chi prende 5 va a casa, avanti un giovane. Servizi pubblici? Poste, entrate, eccetera. Sì, servizi pubblici alla fine. Le poste private. Vabbè, non tutto. Il nome, andiamo a Angelo. Sesta. Ciao, io sono Fabio, molto sintetico, sicurezza, poi dopo. Proposta sicurezza. Ma poi chi fa la proposta? La deve spiegare. La deve difendere. Sì. La deve spiegare. Fabio, spiegare dipende. Diego. Scusa, la partita. Fabio, vai. Allora, una io. Settima proposta. Diego. Io, ciao, sono Diego, anch'io sul generico, una proposta sulla lotta all'evasione fiscale. Bravo. Diego. Mi date il gelato, sentite. Passate il microfono laggiù. Passi il gelato. Cazzo, Napoli per farli parlare se ne è venuta qua. Sono Napoli. Abbiamo fatto la Roma, Ciao, sono Francesco, volevo collegarmi al discorso della proposta sul lavoro. Vorrei agevolare il lavoro ai residenti. Residenziali. Sì. Ancora la profetta. Ciao, sono Mario, 35 anni, sempre da Brescia. Ciao, sono Fabio. Allora, questa è una proposta che mi pare che qualcuno... Allora, risparmio energetico, sì, collega, però potrebbe essere un punto del risparmio energetico. È l'abbassamento della soglia massima fornita dall'Enel per... La sintesi? Sì, sto cercando di spiegare perché poi facciamo la sintesi. Per il kilowattaggio a famiglia, da 3 kilowatt abbassarla a 2 kilowatt e mezzo. Quindi riduzione, cioè, riduzione kilowatt... costi energetici. Riduzione costi energetici. Riduzione il kilowattaggio da 3 a 2 e mezzo. Questa è specificissima. Sì, sì, l'ho studiata per 3 anni invece non in mezzo. L'ultima proposta. Decima. Ne manca una. Paolo, tu non ce l'hai. Sì, ce l'ho, però volevo lasciare spazio al pubblico. La faccio io. Vai. Probabilmente si lega alla proposta di rifiuti zero, però un po' più specifica. Io proporrei un incentivo per i rifiuti zero, nel senso un incentivo alla raccolta
di rifiuti, per esempio so che all'estero ci sono dei totem, delle raccolte nei centri commerciali, che tu porti le bottiglie piuttosto che in plastica, piuttosto che in vetro, poi i totem di bottiglie ti rilasciano un buono, un rosa. E poi anche per quanto riguarda, per esempio, moltissime persone hanno i cani. Io vengo dall'altra parte di Milano, praticamente sono pochi anni che sono qui a Pioltello, però dove abita mia mamma, che si chiama Cusano Milanino, il paese è fornito di questi... No, questi non devi dire la proposta adesso. Ah, ok. Devi fare la sintesi della... Vabbè, comunque, proposta di incentivo per la raccolta rifiuti. Dopo la spieghi. Come la mettiamo? Incentivo o raccolta? Incentivo o raccolta? No, nome? Ah, Silvio. Silvio! Il secondo nome, Silvio. Ok, abbiamo 10 proposte. Se per caso uno di voi 10 è timido, sappia che oggi dovrà vincere sotto diversa perché deve venire qua a fare la proposta e non dal posto. Chi è timido di voi 10? No. Sai che? Qualcuno è timido? Non mi sembrate timidi comunque. Non vi preoccupate. Allora, dunque, ha vinto Silvio, basta, finita la serata. 40, credo che c'è 40. Metti zero. Ma sono numeri che sono. No, è per fare una prova per vedere se funzionava l'Excel di Pioltello. Allora, il primo Giovanni si alzi e venghi. Dunque, rifiuti zero. Allora, tu hai 3 minuti, sei conscio che quando scatta il gong devi mollare il microfono? Aspetta che lui mette... Se ce ne mette meno va bene lo stesso. Questo è 3 minuti. Vai. Se ce ne metti meno... Okay. Buonasera, io volevo illustrare i rifiuti zero, che è comunque una strada che già una parte di Monza Brianza già sta portando avanti. E io vorrei, cioè la proposta sarebbe quella di portarla in via sperimentale sul comune di Pioltello, su qualche quartiere, per poi vedere se si può fare in tutto il comune. Cosa porterebbe rifiuti zero? Sicuramente coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo gli amministratori di condominio, rifiuti zero porterebbe a una migliore differenziata. Quindi cosa vuol dire una migliore differenziata? Un costo minore alla famiglia per poi sulla tassa dei rifiuti. In più porterebbe meno rifiuto differenziato all'inceneritore, quindi cosa vuol dire? Vuol dire anche meno roba buttata nell'inceneritore e quindi meno inquinamento, perché l'inceneritore inquina. E poi comunque questa pratica è una pratica secondo me anche etica, cioè dobbiamo tutti quanti imparare che il rifiuto è una risorsa, perché la plastica è una risorsa, bisogna anche concordare con le filiere che gestiscono comunque quella materia prima, di ricondizionare i costi della materia prima. Me ne sto occupando, me ne sto a grandi linee, sto cercando di capire come funziona e vorrei che questa mia proposta sia comunque portata avanti dalla nostra squadra. Finito. Grazie. Scusate, solo a lui però. Ha anche risparmiato sul tempo. Il libretto di rifiuti zero che gli dovevo dare da un po' di tempo. Adesso il pubblico può fare interventi da 2 minuti, massimo 4 interventi, e possono essere a favore, contro o con richiesta di chiarimenti. Quindi non siate timidi in questa fase. Vai, andiamo. Come ti chiami? Devi venire qua però sempre a fare un intervento. Tu sei? Alessandro vai. Hai 2 minuti, eh? Metti 2, Metti 2 parti da 3. Un evento e una richiesta. Io volevo fare anche due, però questo tipo di... Si può aggiungere però. Questo tipo di politica dei rifiuti zero portasse fra i primi risultati quello di poter arrivare alla dismissione del nostro comune dalle quote dell'inceneritore di Sesto. Possiamo fare altri 3 interventi? Una delucidazione. Sì, bene. Anche perché qua riesci a settare su 2 minuti? Te lo faccio io.
Questo è un tiro andato. Volevo chiedere a Giovanni, siccome vuole portare avanti l'argomento di rifiuti zero e trasportarlo qui in comunità da noi, che tipo, se aveva già in mente che tipo di meccanismi, progetti, se fare una sorta di copia e incolla di quello che c'è in Monza e Brianza o eventualmente apportare variazioni e quant'altro. Tu hai il secondo intervento. Possibilità di altri due interventi, favore, contro, con richieste di con domande? Tu hai stato il braccio? Perché ho bisogno di due volontari che mi aiutino a contare una valletta, perché adesso se non abbiamo altri interventi si vota, si vota subito, subito dopo la discussione. Sì, no, adesso devi dare la risposta, però io spero di tirare su almeno un altro intervento. Altri interventi? Se no tu fai la risposta e poi qualcuno mi deve dare una contare, però se non sono altri interventi fai la risposta. Hai 2 minuti. Allora, come sai bene Alessandro Pioltello è in quota con l'inceneritore al 15%. Che cosa vuol dire? Che sono circa 300.000 euro che il comune diciamo prende dall'inceneritore. Però non è vero, perché questi 300.000 euro il comune paga anche una quota di mutuo, quindi non sono questi puliti, questi 300.000 euro, bisogna vedere se si può rescindere dal contratto. Invece per quanto riguarda invece Paolo, l'esperimento è stato adottato, Fabio scusami, è stato adottato ad Esio. Cosa consiste? Consiste che ogni cittadino vengono consegnati dei sacchi che hanno un codice, che è identificativo, quello è tuo. Quindi tu cosa fai? Differenzi paghi, cioè quindi è una quota che paghi in base a quello che differenzi. Quindi è logico, che cosa succede? Che tu sarai tenuto a riciclare meglio, perché riciclando meglio paghi meno. E questo è stato fatto con via sperimentale a Desio. E Desio è passato da 63% di differenziato in giro di 3 mesi al 73%, con una diciamo con sì, perché molti ci raccontano che andare all'inceneritore sia un risparmio, non è vero. Scusate la voce tremolante, ma non sono abituato a parlare. Spero di aver detto tutto. Stai parlando del secco o stai parlando del differenziato, cioè quello che non puoi differenziare? L'indifferenziato, sì. Cioè quello che non puoi mettere nella plastica, nella carta, nell'umido, tutto questo. Quello che verrà pesato. Esatto, pesato. Siamo stati nei tempi perfettamente. Adesso si vota. Chi è che mi dà una mano a votare, a contare? La valletta. Allora, chi è d'accordo con la proposta del primo Giovanni, che qua abbiamo ben 3 Giovanni in sala, alzi la mano. Conti tu? Sto 21. Colonna B, 21. Ok, secondo Giovanni, proposta risparmio energetico. Tu sei un po' timido, eh? Un po' troppo. Vabbè, dai, sciolto, tranquillo, no? Vai. Buonasera a tutti. Allora, io parlerò oggi del risparmio energetico perché dobbiamo metterci in testa che così non si può più andare avanti. Nel senso che noi dobbiamo restituire ai nostri figli un paese diverso da questo. Prima di tutto perché creerebbe posti di lavoro immediati, subito, che potrebbero essere, e creerebbe anche un grosso risparmio per le nostre per il nostro comune o per qualunque comune che si potesse fare. Quindi io parlo in discorso generale perché non so nulla di questo, più poco del comune di Pioltello. Il risparmio energetico può passare, può creare, ripeto, molti posti di lavoro subito, sia col fotovoltaico, sia con pannelli solari e sia con quello. Vuol dire avere una democrazia dell'energia.
può il comune anche dare, come ha fatto Segrate, dei soldi per aiutare i privati, i cittadini privati che lo vogliono, a installarsi il loro impianto fotovoltaico. E questo aiuterebbe ancora di più. Io voglio che facciamo come altri paesi, come la Germania, come altri, che usciamo da questa bolla del petrolio, del carbone e tutto, e andiamo verso le rinnovabili. Punto. Io voglio solo questo. Non possiamo dipendere così tanto dall'estero, perché dipendiamo troppo da altri paesi. E noi dobbiamo uscire da questa speculazione che ci mette sempre al... Noi poi abbiamo un referendum che dobbiamo in qualche modo fare, dobbiamo uscire dalla speculazione del petrolio e andare verso le rinnovabili, come sta facendo la Svizzera, la Germania e tutti questi paesi. Tutto qua. Questo è quello che voglio dire. Grazie. Okay, grazie. Prego. Ok. Hai risparmiato un minuto. Oltre che risparmio energetico, risparmio. Se locali visto 2 minuti adesso. Chi è che ha domande o... Prego. Vorrei fare un'aggiunta. Integrazione. Due minuti. Allora, a proposito di risparmio energetico, avete visto tutti che anche qui a Pioltello è arrivato il teleriscaldamento. Quello che vogliono farci passare come un grosso risparmio o un'energia pulita, secondo me sono un po' storielle che ci raccontano. Basta andare su internet e mettere teleriscaldamento, saltano fuori problemi a tutto andare. Per esempio c'è addirittura un quartiere di Brescia che non ha il gas, perché gli portano il teleriscaldamento e poi sono costretti a cuocere a induzione con la corrente elettrica. Sono costretti ad avere questo teleriscaldamento per tutto, quindi per l'acqua calda e per il riscaldamento invernale. E cosa vuol dire questo? Vuol dire 365 giorni all'anno che io faccio circolare acqua calda nelle tubature e quindi riscaldo anche il suolo. Adesso non è provato che ci sia un riscaldamento globale, però il fatto sta che io per 365 giorni all'anno devo far circolare acqua, quando una volta, almeno io arrivo da condomini che erano sempre al riscaldamento autonomo, quindi con la mia bella caldaia, in estate la spegnevo, la usavo soltanto per lavarmi, per fare la doccia, eccetera, eccetera, e basta, stop. Ho provato a chiederlo, sono arrivati a inaugurare la nuova centrale della Cogeser che c'è qui proprio più all'interno vicino alla piscina. Allora mi sono presentato e ho detto adesso voglio fargli un paio di domandine, a un momento mi cacciano fuori. No, dopo, le domande dopo. 15 secondi. In pratica non si risparmia un cavolo, io davanti al comune non si risparmia un cavolo e non mi hanno ancora spiegato come mai non si risparmia niente, perché io ho fatto un conteggio, scusate, sono andato fuori tempo e non si risparmia niente. Grazie. Un secondo intervento, vogliamo farlo? 2 minuti? Sempre lui! Venghi! Che gli altri si devono sciogliere, insomma. In attesa che si sciogliano un po' tutti. Tra un'ora tutti diranno io! Allora, 2 minuti, Parliamo tanto di risparmio energetico, ma com'è possibile parlare di meno risparmio energetico quando lo Stato tramite CIP 6 continua a finanziare gli inceneritori, che sono noti distributori di neoplasie, e con gli stessi CIP 6 finanzia le centrali elettriche a combustibile fossile, che sono la cosa più inquinante che esista, e poi si parla di risparmio energetico, di nuove di forme alternative? Voglio ancora ricordare che siamo in un paese dove abbiamo 2000 km di coste e non vengono installate centrali eoliche perché secondo una certa sinistra deturpano il paesaggio. Ma siete mai andati nei paesi nordici dove ci sono centinaia e centinaia di queste centrali eoliche che tra l'altro, a parte il risparmio energetico, hanno un impatto paesaggistico incredibile. Brutto.
brutto, andate a girare nei paesi nordici, è una favola. Sono fantastici. L'isola, sull'isola di Faro, lungo la costa, ci sono 230 pale eoliche. È uno una delle più grandi meraviglie del mondo. Devono fare anche il doppio se non lo sai. Hanno voluto i cittadini, da 500 sono passati a 230. E quell'energia gli serve per andare le auto elettriche che vanno... Tu dopo gli devi rispondere, Lui è proponente. Lui è proponente. Abbiamo altri due possibili interventi. Due minuti, vieni qua. Due minuti. Vai. Cioè, Giovanni, scusami, però non ho capito. Vuoi tornare però alla tua proposta? Cioè, come la vuoi portare sul comune di Pioltello? Cioè, o sul comune di Pioltello, o in regione, o a livello nazionale? Cioè, non ho capito bene qual è il tuo ruolo. Cioè, dove vuoi... Esatto. Cioè, capisco esattamente cosa vuoi dire, ma materialmente esattamente dove vuoi andare. Grazie. Ok, abbiamo un ultimo intervento di richiesta. Lo faccio io. Fai tu, vai. Due minuti. Allora, visto che mi sembra un po' difficile che gli incentivi arrivino per tutti i privati, perché ci vorrebbe un bel po' di soldi, io penso che se iniziassero magari a mettere tutto quello che è pubblico, scuole, ospedali, comune, piscina e quant'altro, con pompe di calore e pannelli solari, almeno risparmieremmo sulla bolletta nazionale un bel po' di soldi facendo andare questa cosa qua. Poi dopo, con questi soldi che vengono su, magari si potrebbe anche finanziare i privati. Purtroppo penso che, come al solito, sono i soldi che mancano, non le belle idee. Però penso che, visto che è una cosa che ritorna subito, perché se io risparmio soldi per il riscaldamento o per far andare tutti gli impianti medici, che, cioè un ospedale ciuccia uno sproposito di energia elettrica, se riesco almeno ad alimentare gli ospedali, i comuni, le biblioteche, le piscine, le scuole e quant'altro, secondo me c'è un risparmio immediato. Questo porterebbe anche un sacco di lavoro per l'edilizia che dovrebbe fare le pompe di calore piuttosto che pannelli solari, e secondo me svilupperebbe anche proprio la crescita di un sacco di industrie che lavorano con queste tecnologie nuove. Posso lasciare un attimo velocemente una domanda? Guarda, hai ancora 30 secondi. Allora, è possibile cedere il proprio tempo, ti sta cedendo 30 secondi. Grazie mille. Vai. A proposito di questo, mi sembra di sapere, cioè io non sono molto sul comune perché lavoro fuori, però c'è una scuola qua a Pioltello, una scuola media, che ha i pannelli solari. Volevo sapere come mai il comune non è andato avanti in quella direzione, ha prediletto Cogeser però adesso finisco a fare il teleriscaldamento 5 secondi di continuare su quel piano, di continuare verso l'energia pulita. La risposta di Giovanni. Due minuti. Parto, ditemelo. Allora, il chipset, prima di tutto, il chipset è una cosa che danno ai privati, cioè a Mercegaglia, a quelli che fanno cogenerazione, per regalare a loro i soldi, perché il bilancio energetico è in passivo. Se togli quegli incentivi lì, crepano domani mattina. Primo. Fa niente se cappa la gente. E appunto, loro non gli interessa. Seconda cosa. Gli incentivi, 6 miliardi di euro in 4 anni del fotovoltaico, hanno creato 100.000 posti di lavoro. E quelli erano soldi che si potevano incamerare lo Stato, come ha fatto, tramite le sue cose. Primo. Infatti adesso lo Stato sta facendo una legge col fisco per aumentare quelli che hanno il fotovoltaico di taglia superiore ai 6 kW, di farli pagare delle tasse, facendoli, hai capito? Ti danno da una parte e ti rientrano dall'altra. Il fotovoltaico, io parlo del fotovoltaico perché conosco quello, quindi le energie rinnovabili, poi un'altra domanda perché non mi ricordo quelle erano le altre. Chi l'ha fatte? Sull'eolico? L'eolico in Danimarca ha permesso di far andare le auto elettriche di notte.
qua in Italia se mette una pala eolica ci mettono 4 anni a poterla realizzare. Sì, ma non abbiamo le macchine elettriche. Non abbiamo le macchine elettriche perché non c'è la normativa. Non c'è la normativa in Italia. Perché qua in Italia devi consumare petrolio, punto e basta. Qual è la verità? Noi dobbiamo mantenere Fiat, tutta questa gente qui, per non fare andare. C'è la nuova, la Tesla, che sta investendo in America, sta andando meglio della Fiat, che fa auto solo elettriche. L'auto Tesla. E non fa. E l'auto d'aria in India? Hanno suicidato quello che l'ha inventato. Esatto. Anche quella d'acqua l'hanno ammazzato. Quindi. Va bene. Quindi. Basta. Grazie a te. Allora, dov'è la valletta? È sparita la valletta. Votazione. Chi è d'accordo con la proposta del secondo Giovanni? Alzi la mano. Ma siamo tutti sempre d'accordo. Sì, sì. Tu. Allora, senza lati, senza... Allora prima 22, io non lo so. 20. Chi è che non l'ha votato? Mannaggia. Non indaghiamo, c'è la privacy. Alessandro, proposta spazi socio culturali. Vai. Vuoi dare gli spazi a tutti? Il centro socialista. 3 minuti. Esattamente, la proposta la da sintetizzata. Ascolta, allora c'è bisogno. Il nostro relatore. La mia proposta è molto semplice. In questo vorrei che l'amministrazione comunale concedesse in uso gratuito uno spazio associativo per tutti quei comitati che possano avere uno scopo sociale, associazioni culturali, gli stessi movimenti tra virgolette politici come può essere questa nostra lista civica, anziché chiedere affitti a prezzo di mercato come fa attualmente. Questo potrebbe portare allo sviluppo anche di alcuni centri di acquisto sociale, potrebbe tutelare forme culturali per le minoranze etniche, per le minoranze religiose, per tutte quelle forme di associazionismo che potrebbero poi in un futuro convogliare in organismi che, dialogando col comune, svilupperebbero maggiormente la democrazia diretta. Sono sintetico. Hai risparmiato già. Allora adesso abbiamo qua una volontaria. Dai, chi vuol fare i primi 2 minuti per approfondire, per rilanciare, per qualsiasi cosa? Non siate timidi, che adesso fanno sempre gli stessi, scioglietevi un po'. Io vai Paolo, io ce l'ho da dire. Allora, 2 minuti. Allora, io porto la mia esperienza di operatore nel campo della cultura. Noi abbiamo un gruppo teatrale da molti anni e all'inizio della nostra storia avevamo un sacco di aiuti da parte del comune. Vi parlo degli anni 90, ci davano comunque spazi, soldi per fare le rassegne, cioè aiutavano molto appunto l'associazionismo. Mano a mano negli anni ho visto decrescere questa cosa, cioè sempre meno finanziamenti, poi zero, ovvio, finiti, ma anche per gli spazi non più gratuiti ma a pagamento, quindi per organizzare uno spettacolo di teatro bisogna addirittura pagare, no? Allora il problema qual è, secondo me? Non è solo la mancanza di soldi, io ho notato che c'è proprio una volontà politica di fare tutto loro, cioè l'assessorato alla cultura si è trasformato mano a mano in un esercente che organizza la rassegna musicale, la rassegna teatrale, il cineforum, questo e quest'altro, e praticamente non delega più niente ai cittadini. Una volta a Pioltello magari c'era meno intervento da parte degli assessori del comune, ma c'era più associazionismo, più... E secondo me bisogna ritornare a quello, cioè dare spazi vuol dire creare partecipazione, no? Perché è più importante che ci sia un gruppo che vi organizza una rassegna teatrale, musicale, piuttosto che culturale, e che la faccia in autonomia, piuttosto che tutto fatto dall'alto e calato dall'assessore, che poi alla fine cosa cerca? Consenso, voti, e quella è la logica, no?
10 secondi. Sono al centro dell'attenzione. E anche la gestione delle forniture, anche la gestione del sonno. Ok. Abbiamo ancora tre possibili interventi da due minuti. Giorgio? Adesso sta arrivando un ospite, Giorgio. Amico. Dai, fai un interventino, dai, su. Fai sciogliere un po', che c'è gente ancora timida che vuole... Dai. Non c'è bisogno neanche che mi alzi. In realtà il comune prevede già degli spazi di cui nel regolamento comunale non parla neanche di prezzo. Cioè, anzi, nel regolamento c'è scritto che può essere chiesta eventualmente... diciamo una sorta di indennizzo per le spese tipo corrente, se vanno i termosifoni, queste cose qua. Quindi in realtà dovrebbe già essere possibile questa cosa, non si è mai fatto niente in questo senso, almeno negli ultimi 10 anni, siamo larghi. Solo un minuto e comunque abbiamo due possibili nuovi interventi. Chi li vuole fare? Scioglietevi. Una cosa. Ma dobbiamo farlo prima nella proposta. No, allora, attualmente a Piortello non è possibile avere spazi gratis. Cioè ogni associazione che volesse uno spazio deve pagare. Questa è la legge che esiste, insomma, in questo comune, non so se è regionale o nazionale, però si deve... non lo prevede. No, no, si paga. Se uno vuole uno spazio deve pagare, non c'è altra possibilità per adesso. C'è qualcun altro che cediamo il tempo a chi non vuole intervenire? A dire la verità, devo dire che qualche esempio c'è a Piortello, cioè hanno aperto un circolo ACI. Che fai il tuo intervento? Cioè, faccio la pubblicità della cascina Castelletto dove lavoro io, però è ancora poco, secondo me. Sì, ma nel deserto che si è creato non bastano due, esempi che abbiamo subito, uno o due esperienze, ce ne vorrebbero 10, 20. Non c'è nessun altro che vuole intervenire? Allora, il proponente può chiudere allora l'intervento. Due minuti al proponente. Un approfondimento. Sei davanti al. E poi basta, e poi ti taci. Allora, volevo rispondere a Cosimo e a Fabio. È vero, il comune in teoria potrebbe concedere questi spazi. Sul regolamento c'è scritto chiaramente che il comune ha la facoltà di concedere questi spazi. In realtà questi spazi non vengono concessi se non con un pagamento a prezzi di mercato. A questo punto una proposta seria sarebbe quella che l'assessorato agli affari sociali, che dovrebbe essere l'organo competente, si faccia carico delle spese necessarie per coprire il riscaldamento, l'elettricità, per fornire un servizio, perché fornire un servizio non deve essere sinonimo di ottenere un guadagno. Giusto, quando si parla, molto giusto. Ma quale? Bis! Valletta di Sanremo? Bis! Insomma, alzate la mano chi è d'accordo? Noi ne sappiamo qualcosa sulla nostra pelle. Tra l'altro, stoici, no? Che invece di vedere San Scemo, no? Siamo tutti qua. Lo chiudesso. Lo provo la parete. 19. Jerry con la J o Jerry con la G? Jerry con GRD. Vai, perché hanno chiamato Jerry, io. Lasciamolo più qua. 3 minuti. Questi là, vada. Allora. Di solito i gruppi che ragionano con la democrazia diretta hanno quasi tutti nel loro programma il reddito di cittadinanza. Io invece sarei per, più che per il reddito di cittadinanza, che dovrebbe avere chi per disabilità, per malattia non riesce a lavorare, per il lavoro per tutti, cioè dare il lavoro. Dice, ma come si fa a dare lavoro? Semplicemente se lo Stato
avesse la possibilità di stampare moneta come lo facevo una volta, non ci sarebbe nessun problema. Mancano i soldi e non il lavoro, che il lavoro da fare ce n'è per tutti. Per cui si assume anche nei comuni, che sono il gruppo per tappare le buche, per rasare l'erba, per tenere a posto le scuole, gli uffici pubblici, a voglia se c'è lavoro, potrei elencare 100 cose diverse. E lo Stato, potendo stampare moneta, lo dà dagli stipendi, che poi vengono riciclati come? Attraverso la gente consuma, metti le tasse e ritornano poi allo Stato. Sarebbe una cosa molto semplice, che loro, i poteri forti, non vogliono. Quindi la mia proposta è semplicemente questa, di avere il reddito di cittadinanza, sì, ma per le persone che non riescono a lavorare, non bisogna regalare soldi, bisogna dare lavoro e dignità alle persone. E si può. Grazie. Hai risparmiato un minuto abbondante. Chi è che fa il primo dei quattro interventi? Prego. Uno, due, tre. Oh, finalmente cominciamo a scioglierci un po'. Perché vogliamo essere sovrani pure. Voi cosa vuoi? Mi riallaccio proprio al discorso bellissimo che ha fatto Gervasi, perché io ho sentito, ero su Radio 24 mentre andavo al lavoro, e parlava il sindaco di Vicenza dicendo queste cose qua, in breve, ho sentito mentre andavo in macchina, quindi diceva: io ho un campo nomadi qui a Vicenza che a cui devo dare dei servizi, devo dargli la luce perché sono cittadini italiani, quindi devo dare la luce, gli devo dare l'acqua, gli devo dare servizi a questa gente qua. E i miei cittadini mi dicono: ma come, gli dai servizi, quelli non fanno niente e tu gli dai servizi? Lui dice: sì, però io a questo punto faccio una proposta, gli dico: va bene, io vi do servizi, però voi non avete lavoro, non potete ripagarmi, però avete braccia forti, alcuni di voi, non i bambini o le donne, però gli uomini che sono attivi, che possono essere attivi, io ho appunto le scuole da sistemare, vieni, ci organizziamo un gruppo di nomadi, mi tiene già la scuola, un altro gruppo mi sistema la strada, un altro gruppo mi tiene pulito i parchi. E questo sarebbe una proposta molto più attiva di quello che fosse solo un semplice reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza fatto così lascia poi il tempo che trova. È giusto, se uno può lavorare, il lavoro ce n'è a iosa, come diceva Gervasi, non vediamo tutti che ce n'è, basta andare in scuola, io vado, ho mia figlia che va alla prima media, sono entrato in classe, tutti i muri macchiati di vernice qui e là, sappiamo come sono concentrate le nostre scuole, vediamo i pronti soccorso quando andiamo al pronto soccorso, vediamo i servizi che ci sono. Ma Vicenza, no, ma li hanno fatti da voi. Per cui, non lo so. 5 secondi. Sentivo, però, queste sono le proposte. Grazie. Allora, c'erano due sicuri, ce n'erano, uno sei tu, chi erano gli altri? Quindi siamo tre, giusti? Lui era il primo, quindi prego. Nel caso che ci siano tanti, facciamo parlare prima chi non ha parlato, e quindi di quelli che rimangono, non mi ricordo. Giampiero, ok, dai, tanto tu. Allora, il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle esiste praticamente nei paesi più sviluppati al mondo, non esiste, non si danno i soldi gratuitamente. Il nostro prevede la creazione di centri per l'impiego o di fare utilizzare i centri per l'impiego che ci sono adesso, che sono sottoutilizzati. Primo, non ci sono, a parte quello che non ci sono proprio. Seconda cosa, non è che si regalano tutti, si dà tre possibilità per lavorare, dopo decade il tuo diritto, tra virgolette, ad avere il reddito di cittadinanza. Io voglio salvare i cittadini, io voglio salvare le persone, non le aziende. Non puoi suicidarti per il lavoro, perché non hai una fonte di lavoro, hai una fonte di reddito. È il reddito che ti fa stare dentro la società, non il lavoro. Perché tu magari fai un lavoro dove non fai nulla, ma prendi un reddito. Quindi io voglio salvare le persone, non le aziende. Si sono salvate troppe aziende in Italia. Qua bisogna ritornare, in Germania c'è già.
un reddito di cittadinanza. E comunque io ripeto, bisogna salvare le persone. Io non voglio più vedere gente che si suicida per il lavoro. Non voglio più, non voglio più. Non voglio un paese così. Voglio che una persona... Io ho passato tutti gli anni del precariato, tutti me li sono fatti. E so cosa vuol dire stare in piedi con dei soldi senza avere una garanzia di nulla. Senza avere nulla. Nessuna protezione dei sindacati che sono spariti ovunque. Non esistono più. Quindi io voglio salvare le persone. Io ho lavorato in posti qua, in grandi centri commerciali, a 250 euro al mese, senza protezione e senza niente. E non posso morire io per far stare in piedi un'azienda. Basta, è finita. Io voglio salvare le aziende. Altri due interventi? Chi c'era? Lui c'è l'esordio questa sera. Sì. No, mi riallaccio al suo discorso dicendo che il reddito di cittadinanza regola il minimo della sopravvivenza, quindi stabilisce una cifra dove tutti possono vivere dignitosamente, perché altrimenti sarebbe schiavitù. Quando una persona si deve accontentare di sopravvivere non è vivere. E quindi il reddito di cittadinanza dovrebbe essere per quello. Poi va correlato con tutti dei collocamenti che dicono tu fai il postino, vai in posta, c'è uno sportello aperto e 10 vuoti, questa cosa non deve più esistere, perché con tutta la gente che c'è a spasso dovrebbe essere occupata in quel modo. Quindi il reddito di cittadinanza secondo me dovrebbe servire per quello, garantire un minimo di vita e non mettere gente in schiavitù come vuole fare Renzi con mini job, vuole creare questi mini contratti da 300 euro che praticamente rendi schiavitù le persone che non sopravvivono con questa cifra, non puoi fare niente, non puoi fare una famiglia, non puoi fare niente con quella cifra, quindi è proprio schiavitù. E quindi il reddito di cittadinanza regola il minimo del suo stato e dice con meno di 1000 euro in questo paese non si può vivere, nessuno deve morire di fame, quindi la 1000 euro della pensione minima allo stipendio minimo deve essere quello. Quando ti vengono proposti lavori a sotto di quella cifra non ci vai. E quindi non ci vai tu, ci vai. Non ci vai nel senso che lo Stato non deve permettere a nessun privato di proporre un contratto a meno di 1000 euro a uno che vive, uno che deve vivere. Non vivresti. E ma quindi... attenzione, la cosa è automatica. Cioè, se io ti offro, in realtà questa cosa qui si applica sul piano di lavoro garantito. Vabbè, dai. Gli cedi 20 secondi, no, poi c'hai due tuoi, no? Tutto per te dopo? Il discorso è quello che secondo il mio punto di vista la legge di cittadinanza dovrebbe garantire la sopravvivenza, perché nessuno deve chiedere né l'elemosina e nessuno deve non poter vivere in un paese civile, quindi secondo me la legge di cittadinanza. Cedo, fai due minuti? Di due minuti del banco. Sì. Il produttore è il proponente adesso? No, chi è il proponente? Chi è il proponente adesso? Ah, ok. Poi dopo hai tre minuti. No, due minuti. Di che cosa stiamo parlando? Tu si sta intervenendo su questo. Sulla piena occupazione. Okay. Due minuti. Non era quello che proponevo. Sì, ciao a tutti. Vi riallaccio anch'io a quello che mi promettiamo. Giovanni, è talmente vero quello che stai dicendo che è sulla cronaca di tutti i giorni. Io quello che volevo, collegandomi a quello che dicevi te, quello che volevo dire è che noi abbiamo avuto sul mondo del lavoro una trasformazione, io ho 20 anni che lavoro, abbiamo avuto una trasformazione enorme. Io quando avevo, ho iniziato a lavorare a 18 anni, quando ho finito le scuole, ed esisteva una cosa molto semplice, quando tu entravi in una piccola azienda o in una grande azienda, che era, forse chi ha la mia età se lo ricorderà, era il contratto di formazione lavoro, che durava 18 mesi o 24 mesi. Dopodiché venivi assunto al 99% dei casi, a meno che non ammazzavi un collega o spaccavi un computer o facevi un disastro. Oggi il problema peggiore sul mondo del lavoro, io lo vivo quotidianamente, è la precarietà. Cioè oggi un ragazzo che entra viene confermato 14 volte a 3 mesi alla volta, e questo non gli dà un futuro, perché oggi con il grosso problema del sistema bancario che abbiamo, se tu hai un lavoro precario a 3 mesi alla volta e vai a chiedere un mutuo, non ti guardano più neanche in faccia, non hai un futuro, non hai assolutamente un futuro. Quello che bisogna fare è tornare e cercare di imporre, prima a livello locale, poi soprattutto a livello centrale,
tornare a fare in modo che se io entro in un posto di lavoro, io se non sono un cretino, dopo 6 mesi il lavoro lo so fare, dopo 10 mesi, 12 mesi il lavoro lo so fare, e quindi tu mi devi assumere. Bisogna tornare a fare questo, cioè massimo 18 mesi, dopodiché tu sei assunto, e non 3 mesi. Io finito. Grazie. Allora, ci sarebbe il proponente che risponde. Proponente è lui. 2 minuti per il proponente, risponde, poi si vota. 2 minuti. Il gioco non era il reddito di cittadinanza contro il lavoro totale, la piena occupazione. Tutte e due ci devono stare, naturalmente. Però è preferibile che le persone lavorino, anche perché si rendono utili alla società, non devono essere dei parassiti. Infatti, quello che dicevi tu, come è stato messo nel programma del Movimento 5 Stelle, che dai la possibilità di trovarsi un lavoro, glielo dai, rifiuta la prima, la seconda, poi te vai senza nulla. Però il problema è che in effetti economisti d'Oltre Alpe hanno già la teoria che ci può essere la piena occupazione. È evidente, se si è contro questa teoria, allora la ragioniamo in un altro modo. Però è possibile, se lo Stato ha la sovranità monetaria, può dare del lavoro a tutti senza problemi. Naturalmente chi non può lavorare, chi mi dicevo la mamma che ha bambini piccoli, va bene, si guarda i suoi bambini e gli dà il reddito di cittadinanza, nel momento che crescono ritorna a lavorare. Si tratta di avere tutte e due queste priorità, e di cittadinanza accoppiato però alla fine occupazione, questo era l'uno contro l'altro, entrambi naturalmente. Sì, mi sembra di capire. Ok, 10 secondi va bene. Ok, risparmio 10 secondi. L'avete impegnata? No, non è impegnata. Quindi chi è favorevole alzi la mano. Favorevole. Sembriamo in Parlamento, eh? Altro che Sibiglia di Battista, la taverna. Solo che qua non ci meniamo, no? Beh, non c'è D'Ambrosio che fa il figo con le ragazzine, no? 20, dai, è sferrata la battaglia. Angelo, a più tardi ho detto Angelo, no? Per il tuo internazionale. Ciao. Ciao. E tu hai la proposta? Feedback servizi pubblici. Vai. Allora, niente, io volevo parlare appunto del pubblico impiego un attimino, degli impiegati pubblici. Nel senso che non per fare di tutto l'erba un fascio, però volevo parlare un attimino di questo, per dire, quando, di questo punto di contatto che non abbiamo con l'amministrazione pubblica, cioè il servizio che abbiamo allo sportello. Quindi siccome loro, questi 5 milioncini di persone che sono fuori dal mercato, cioè loro hanno un contratto di lavoro indeterminatissimo, non li lascerà mai a casa nessuno, mentre noi dobbiamo lottare, sia chi lavora in proprio che chi lavora da dipendente, per insomma portare a casa lo stipendio, rischia di essere lasciato a casa e tutto. Quindi siccome loro, questi 5 milioncini di persone che vabbè, sopravvivono, votano sempre per non cambiare le cose, no? Perché allora volevo un attimino fare in modo che, dato che sono nostri dipendenti,